che ha fatto segnare. Guardate Zurbriggen! Zurbriggen che cade praticamente, si è sdraiato per terra sull'interno, ma è riuscito con quei colpi di genio che riescono a lui, ma riescono anche al nostro Alberto Tomba, che quest'anno è riuscito più volte a rimediare a situazioni così difficili, è riuscito praticamente a rimbalzare in piedi. E guardate che roba, pur con la caduta fa segnare il quinto migliore intermedio. Zurbriggen veramente in grande forma, ma sta commettendo troppi errori e sta davvero consegnando la coppa nelle mani di Alberto Tomba, probabilmente anche un po' per colpa sua. L'errore di ieri ed anche questo errore di oggi gli costeranno veramente carissimi. Guardate Pirmin, se è in difficoltà nel finale Pirmin, decisamente in difficoltà, comunque lascia correre meglio che può, chiude con il tempo di 1.09.10 ed è stato grande Zurbriggen, perché vi assicuro che riuscire a rimbalzare in piedi così come ha fatto lui, ci vuole fortuna ma ci vuole anche grande classe e grande abilità. Ma seguiamo il nostro Alberto Tomba, vincitore quest'anno di 3 gare su 5, scusate, in una uscita ed è fuori. Alberto Tomba, un'intelligente ripresa del regista della ORT austriaca. Pirmin Zurbriggen ha un vantaggio di 9 decimi su Ingemar Stenmark, quindi non dovesse commettere gravi errori, non potrà che finire al comando. 45-26 fa segnare il migliore intermedio. È tornato deciso come lui sa essere in tante occasioni, come ha saputo essere nella sua grandissima carriera per tante e tante gare. Si diventa decisiva questa parte finale, è entrato molto in anticipo, non rischia molto, vedete, non rischia, cerca di stare... Ah, che numero, ma ce l'ha fatta, 1.16.30, grande. Non sta, attenzione, non rischiare, 1.16.69, Dotta, ha perso per un attimo l'esterno, ma si è salvato, è davanti Marc Girardelli, quindi ora le chance di Pirmin sono molto, molto, molto grandi per la sua vittoria, ma dovrà ancora aspettare la gara di domani. Marc Girardelli primo, Pirmin Zurbriggen secondo, Ingemar Stenmark terzo per il momento, ma c'è ancora Martin Hang, se anche lui riuscisse a passare davanti a Pirmin, e a questo punto veramente domani è tutta da giocare, altrimenti sarà veramente molto molto dura. Attenzione a Angel, grandioso Angel, 44-60, fa segnare nettamente migliore intermedio con 54 centesimi di vantaggio su tutti, quest'atleta che molti davano sconsideratamente per finito, mentre è un atleta che ha sempre sciato bene con una grande forza fisica, ha attraversato un momento di appannamento, ma è un atleta che ha sempre dimostrato di avere classe e capacità per potersi inserire fra i migliori. Ieri ha vinto Sopera Super G, guardate, non rischia niente nel finale, ce la dovrebbe fare tranquillamente, e infatti così è: primo Angel, secondo Girardelli, terzo Zurbriggen. Dovrete esplodere di gioia Martin Angel, sa di avere dato un grande dispiacere a Pirmin Zurbriggen, suo amico, suo connazionale, ma lo sport